tutti ragazzi, bentornati sul canale per un nuovo video unboxing. Quindi andiamo a vedere la novità di oggi. Bene ragazzi, eccola qui, la Glide Bait 178, l'ultima swim bait di casa Molix. Qui la troviamo nella versione floating, ma potete trovarla anche nella versione slow sink, ok? Andiamo a vederla meglio, i dettagli, ok? Eccola qui, la vedete bene? Perfetto, eccola. Guardate la cura, vediamola sul bianco che fa un po' più di contrasto e si vede meglio, ok? Eccola qui, vedete il particolare delle pinne in rilievo, in plastica dura, gli occhi tridimensionali, la pinna superiore sempre in plastica rigida e la pinna posteriore sempre in plastica rigida e poi la piccola pinnettina sulla pancia sempre in plastica rigida. Ecco qua, due ancorette di ottima qualità, molto robuste, molto resistenti, per poter darci modo di combattere anche con i predatori di grossa taglia, ok? Eccola qua, la possiamo trovare in diverse colorazioni, quindi in due versioni, floating e slow sink, e questa è l'ultima novità di casa Molix. Un vero e proprio gioiello, ok? Una vera opera d'arte, curata nei dettagli, molto bella, veramente un'ottima est. Molto bene ragazzi, adesso invece andiamo a vedere quale attrezzatura utilizzare in particolare per pescare con le swim bait, ok? Io uso questa qui, ok? Una MeasureCraft, canna MeasureCraft, la First Cast, ok? È una canna da 3 once, potenza di lancio fino a 3 once, quindi da 3 ottavi 3 once, lunghezza 7 piedi, ok? È una canna in due pezzi, so che può sembrare una bestemmia per quel che riguarda il bass fishing, ma devo dire che nonostante sia una canna in due pezzi è veramente di ottima qualità, lo spigo è molto resistente, molto buono, quindi vi posso garantire che quando siamo in pesca non ci accorgiamo assolutamente di avere in mano una canna a due pezzi. Anche perché, diciamoci la verità, non stiamo parlando di esche piccole, sottili, con mangiate subdole e assurde. Quindi insomma, quando il pesce viene a mangiare su un'esca del genere, tra l'altro questa qua vi faccio notare la colorazione di questa perché è veramente fantastica, con lo trote iridea, che va molto bene nei laghetti dove trovate anche le varie trote pollo e dove sono presenti anche i bass. E dicevo, non abbiamo bisogno di una sensibilità estrema sulle mangiate, insomma quando un bass viene a mangiare su un'esca del genere ci dà una botta in canna che ci fa tremare le gambe per 3 giorni, quindi devo dire che è veramente un'ottima canna. Anche durante il lancio riesco a caricare bene e a frustare e a lanciarla molto lontano, e quindi c'è poco da dire, veramente un'ottima canna. Molto bene, quindi abbiamo visto l'attrezzatura, abbiamo visto le swim bait che sono veramente eccezionali, vi faccio vedere anche un po' di colori, ok? Eccoli qua. E ora non ci resta che andare a vedere come si muove in acqua realmente, ok? Quindi andiamo a vedere come si muove. Molto bene ragazzi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale, cliccate su iscriviti qui sotto, cliccate anche sulla campanella così che verrete avvisati tutte le volte che verrò a caricare un nuovo video. E quindi ragazzi, cosa devo dirvi? Ci vediamo al prossimo video, ciao!